Oh, ciao a tutti ragazzi, bentornati sull'Universale, io sono sempre il vostro Lorenzo Borsoi e siamo tornati con un altro capitolo delle guerre d'Italia. Tutte le guerre che l'Italia ha combattuto da quando è uno Stato unitario, quindi 1861, fino a oggi, 2024, non strano. E vedremo, stiamo vedendo in realtà in questa serie come l'esercito italiano e la Marina è stata impiegata. Tra l'altro, stavolta entrerà in gioco una terza arma dell'esercito italiano, anche se non è ancora autonoma, ovvero l'aviazione. Come l'esercito, la marina, tutte le armi italiane sono state impiegate nel corso dei conflitti combattuti dall'Italia e di come su tanti conflitti che abbiamo combattuto si siano sviluppati tutta una serie di miti che noi cercheremo piano piano di sfatare dicendo semplicemente la verità su come questi conflitti sono andati. E quindi, dopo la crisi del Venezuela, oggi parliamo, prima parte, non tutta, perché è una guerra molto articolata, ha più fasi e rischia quasi di portare l'Italia nell'ultima fase all'interno di uno scontro totale con l'Impero Ottomano insieme agli stati balcanici. Quindi è una guerra molto ampia, molto grande. Che meritava chiaramente di essere divisa in più parti. Io vi invito ovviamente a iscrivervi al canale, stiamo per raggiungere 10.000, quindi poi avrete le sorprese. Tra l'altro, io ho scommesso con Stefano che arriviamo ai 10.000 il 4 novembre, quindi data proprio a caso. E più o meno, insomma, contando che manca un mese e mezzo, siamo 8.000 e circa iscritti, poco più. Secondo me i calcoli dovrebbero essere esatti. Se vinco, cioè se il 4 novembre siamo a 10.000, potete chiedere nei commenti che io faccia un video su letteralmente qualsiasi cosa, quello che volete, film, serie TV, un argomento storico particolare, quello che volete, io ve lo darò. Quindi questa è la vostra vittoria, che poi è la mia, eccetera. Insomma, poi magari se ci arriviamo prima o al massimo perdo la scommessa, ma il canale riesce a conquistare prima il tanto ambito traguardo dei 10.000, quindi non è che mi fa schifo, però insomma sapete che c'è questa cosa qui. Iniziate a dire qui sotto nei commenti cosa volete eventualmente per questo video speciale, se raggiungiamo appunto i 10.000 il 4 novembre, mi raccomando. Quindi, bando alle ciance, la guerra italo-turca, il primo scontro internazionale dell'Italia contro una grande potenza mondiale. Sì, perché l'impero ottomano era molto indebolito economicamente, socialmente, la religione islamica lo teneva in piedi a livello ideologico, però ormai era un'ombra di quello che era stato in passato. Però era comunque una delle grandi potenze mondiali e l'Italia, per ora, l'ultima grande potenza che aveva sfidato in guerra era ovviamente l'Austria nel 1866. Quella volta però lo aveva fatto in accordo, in alleanza con l'impero tedesco, in realtà ancora Prussia all'epoca. E quindi è la prima guerra italiana combattuta autonomamente dall'Italia contro una grande potenza. Peraltro, per il Novecento, in generale per l'epoca contemporanea, il primo grande scontro navale moderno con navi d'acciaio, corazzate e quant'altro del Mediterraneo. Quindi scusate, insomma, se è poco. L'Italia, che era cresciuta enormemente nella prima parte del Novecento, ovviamente lo sviluppo industriale, soprattutto l'industria pesante, aveva costruito la sua fondamentale rete di trasporto ferroviario e anche si era dotata di navi sia militari sia civili, di ferro o insomma acciaio a propulsione a vapore con le famosissime eliche. Insomma, pensiamo a questa epoca di grandi innovazioni, il Titanic, cioè, che poi purtroppo è andato rovinosamente nel fondo del mare al primo viaggio, però era un'epoca di grande speranza, di grande innovazione. I rapporti all'interno del mondo, grazie al telegrafo, il telefono di Guglielmo Marconi, si erano ridotti, cioè questa distorsione spazio-temporale, che le distanze di fatto non si riducono perché il mondo è sempre quello, ma le nuove tecnologie danno la percezione di ridurre la distanza. Oggi per noi quell'epoca sembra antiquata dell'età della pietra, però all'epoca stavano vedendo veramente una rivoluzione tecnologica spaventosa.
e purtroppo l'evoluzione soprattutto del volume di commercio mondiale non era al passo con la capacità di produrre nuove risorse, soprattutto materie prime. Difatti abbiamo nei primi del Novecento, il 1907-8, una crisi economica piuttosto importante, che parte dagli Stati Uniti, dalla borsa di Wall Street, quindi insomma non è che la borsa di Wall Street è caduta solo nel 2008 e anche poi prima nel 29. C'è stata anche questa crisi, anche piuttosto importante, cioè all'epoca si fu veramente un grande panico, è chiamata anche la crisi, e questa crisi riverberò poi in Europa. E diciamo che il mondo è bravo a sotterrare tutti i problemi quando l'economia va bene, non appena l'economia va male, qualche problema si ripresenta. Se quel problema che nasce da una crisi, soprattutto economica, non viene spento in un breve periodo di tempo, poi a catena emergono tutti gli altri problemi, perché ci si concentra su quello, qualcuno ne approfitta da una parte e quello che viene a crearsi è il caos. E in questo caso la crisi del 1908 può veramente essere il primo tassello da mettere in piedi in quello che sarà poi il grande domino che darà inizio alla conflagrazione mondiale, ovvero alla prima guerra mondiale, la grande guerra nel 1914. Quindi siamo in una bella epoca che sfiorisce tutti i problemi europei, contrastati dal fatto che le potenze europee erano a farsi la guerra in giro per il mondo, cioè fare la guerra, però guerre limitate ai popoli dell'Africa, a qualche popolo dell'Asia, la Cina, abbiamo visto il blocco del Venezuela, tutti interventi militari extraeuropei, e non si vedeva insomma una grande guerra europea dal 1870, almeno tra le principali potenze, perché i Balcani erano sempre stati in fibrillazione. L'impero ottomano si era letteralmente sfasciato, erano diventati indipendenti la Grecia, la Bulgaria, il piccolo Montenegro e ovviamente anche il Regno di Serbia. Tra l'altro una parte dell'impero ottomano, la Bosnia, era stata occupata dagli austro-ungarici, che poi nel 1907-8 annettono definitivamente proprio la Bosnia, e lì sappiamo che morirà una certa personcina piuttosto importante a Sarajevo tra qualche anno nella nostra narrazione. E l'impero ottomano in decadenza, pressato dalle potenze balcaniche, era una carcassa molto appetitosa per tutte le altre piccole grandi potenze, e l'Italia aveva messo i suoi occhi già da tempo, già dalla fine dell'Ottocento, sulla Libia. Ci era stata portata via la Tunisia, perché essenzialmente, come sapete, se l'ha preso dei francesi, e tra l'altro i francesi e un po' i tedeschi guardavano al Marocco. Gli inglesi avevano occupato, ovviamente a seguito dei debiti, preso controllo comunque dell'Egitto. La Libia, ovviamente in realtà i protettorati ottomani di Tripolitania e Cirenaica, sottoposti a governanti locali, poi vassalli dell'impero ottomano, erano in tumulto, nel senso che gli arabi che abitavano quei territori erano in rivolta contro gli ottomani, e in generale gli ottomani, ora guidati da un governo nazionalista, di quello dei giovani turchi, che voleva ridare forza all'impero puntando anche sulla componente nazionalista turca, a discapito poi delle altre componenti multietniche dell'impero, stavano dando appunto un nuovo volto all'impero, però creando eccessivo malcontento. E l'Italia vide l'occasione che poteva essere sua per intervenire. Ormai la flotta era paragonabile a quella di una grande potenza europea. Stavolta dovete immaginare che i compiti della flotta italiana non erano solo, ad esempio, bloccare ad esempio il Venezuela, come era stato qualche anno prima. Bisognava bloccare la Libia, quindi impedire che convogli ottomani da Istanbul arrivassero per rinforzare la piccola guarnigione che era lì presente. Bisognava pensare ovviamente direttamente alla flotta ottomana, che non era così imponente, però comunque poteva costituire, diciamo, un ostacolo, e soprattutto, come si può dire, non mi viene la parola, tentare di sorvegliare i convogli stessi italiani, cioè fare convoi escort, come si dice, che ovviamente dovevano assicurare il corpo di spedizione che sarebbe sbarcato sulle coste della Tripolitania e della Cirenaica, tutto l'equipaggiamento necessario, tutti i viveri e quello che è.
In Italia c'era forte presa per l'intervento. La crisi del 1907-8 ha portato in stagnazione un'economia che cresceva e anche all'interno i problemi emergono sempre proprio quando c'è la crisi economica. In realtà non è proprio recessione, diciamo, si tratta di stagnazione dell'Italia. E tra l'altro l'economia riprenderà il suo corso proprio nel 1914-15, con ovviamente le necessità di guerra, poi della prima guerra mondiale. Per cui in realtà Giolitti, ovviamente saldamente al potere già da un po' di anni con il Partito Liberale, e la classe imprenditoriale del paese, vedeva nell'impresa libica non solo, ma eventualmente aumentare il prestigio dell'Italia con il territorio della Libia, favorire magari l'immigrazione di italiani non verso l'estero, ma proprio verso le colonie, che ad esempio l'Eritrea e la Somalia non garantivano, cioè non avevano accolto così tanti italiani, non erano molto appetibili per l'emigrazione italiana, e soprattutto un modo per portare l'economia italiana veramente sul piano internazionale, facendo valere la sua forza industriale raggiunta insomma negli ultimi anni. Per cui diciamo c'erano tutti i presupposti, stavolta ci si muoveva anche in accordo con i propri alleati. Lo sappiamo bene, c'è stato il terremoto del 1908 che non ha colpito aree importanti economicamente del paese, però è stato quello di Messina e Reggio Calabria uno dei terremoti più devastanti della storia umana, con ben 120.000 morti. Il terremoto che ha dimostrato la solidarietà dei paesi alleati e non verso l'Italia, quindi ad esempio pensiamo alle navi russe che arrivano prima delle navi italiane a portare il soccorso, ma anche diciamo che sotto banco qualcosa si era mosso nei confronti di un'alleanza che sia l'Austria che l'Italia stava molto stretta, nel senso che le carte diplomatiche dicono chiaramente che l'Austria era pronta a intervenire contro l'Italia, visto che l'esercito era impegnato con unità importanti a gestire proprio la situazione di Reggio Calabria e del Sud Italia. E quindi la Triplice Alleanza vedeva nell'impresa italiana un buon modo per portare la presenza almeno di un paese della Triplice Alleanza in Nord Africa. E allo stesso modo la Germania lavorava per ottenere influenza sul Marocco. E sarà proprio questo, volontà tedesca di intervenire diplomaticamente e poi quasi militarmente in Marocco a dare all'Italia l'opportunità per invadere poi la Libia e dichiarare guerra all'impero ottomano. Infatti ci sarà la crisi di Agadir del 1911. Una cannoniera tedesca, la Panther, verrà inviata proprio ad Agadir su richiesta del Kaiser da parte di, teoricamente, come spiegherà la Germania, di imprenditori tedeschi locali. In realtà non c'erano cittadini tedeschi nella zona. La Germania voleva che il sultano del Marocco, le autorità locali, si piegassero al suo volere e scegliessero proprio la Germania come suo protettore, insomma, di quelle terre. Però questo farà molto infuriare i francesi, che erano già pronti a occupare il territorio del Marocco e a porlo sotto la propria sfera di influenza, anche perché avevano già occupato il territorio algerino, quindi era proprio una naturale prosecuzione della campagna che stavano conducendo di espansione in Africa nord-occidentale. Questo porterà a una crisi che quasi farà scoppiare la Prima Guerra Mondiale in anticipo. Certo, per una cannoniera si eviterà poi di arrivare a una conflagrazione mondiale, però già il tarlo viene messo. Insieme alla crisi di Fashoda e altre piccole crisi scoppiate in quegli anni, renderà il mondo molto molto instabile e pronto a scoppiare alla minima scintilla, che noi sappiamo bene insomma quale poi sarà. E mentre c'era questa crisi in Marocco, in Italia ci si muove. Il paese è con Giolitti, ovviamente c'è il supporto del gruppo dei nazionalisti italiani, c'è il supporto dei futuristi, insomma di questo ceto intellettuale, Pascoli stesso, insomma, contrariamente a quello che è il Pascoli che conosciamo, scriverà poi la grande proletaria se mossa, darà il suo contributo proprio propagandistico alla cosa. Tra l'altro una mia teoria del complotto, così presa a caso, cioè che mi sono inventato io, ma che so che qualcuno insomma
a leggere da qualche parte che il foglio con scritto la grande proletaria si è mossa sia stato perso da D'Annunzio in quegli anni, l'abbia trovato Pascoli e abbia detto boh, gli presento questa cosa qui. Però in realtà non ha, è una cosa che non ha fondamento, è solo per lo stile di Pascoli che secondo me non si ritrova troppo nella grande proletaria, invece sembra proprio un testo D'Annunziano, diciamolo chiaramente. Per cui si viene dato un ultimatum all'impero ottomano. Il ministro Paternò da San Giuliano, e no, il 28 settembre presenta, manda a, tramite poi l'ambasciata italiana a Costantinopoli, un ultimatum definitivo agli ottomani. In realtà non è che ci fossero particolari crisi in atto tra Italia e Impero Ottomano. L'Italia sfrutterà il fatto che la decisa spinta nazionalista del nuovo governo ottomano metteva in crisi e anzi rischiava di espellere molti commercianti italiani, molti diciamo insomma italiani che abitavano nell'Impero Ottomano, che avevano affari nell'Impero Ottomano. Tra l'altro l'Italia, dovete sapere, aveva aumentato enormemente in quegli anni proprio le esportazioni verso l'impero ottomano. Quindi in realtà era anche un rischio andare in guerra con questo Stato con cui si stavano tessendo alleanze, tra l'altro economiche più che altro. Tra l'altro l'impero ottomano, l'ho detto ormai 12 volte, impero ottomano, si stava avvicinando diplomaticamente e anche militarmente proprio alla Triplice Alleanza. Quindi in realtà anche questo sarà un evento che contribuirà a una conflittualità tra la Triplice Alleanza e l'Italia, poiché insomma andiamo in guerra contro uno dei due alleati che la Triplice Alleanza avrà durante la Prima Guerra Mondiale, che proprio in quel momento si stava, diciamo, avvicinando insomma alle potenze centrali europee. L'ultimatum in realtà si voleva da parte ottomana, era stato dato tipo 24 ore per rispondere e si chiedeva di lasciare Tripolitania Cirenaica all'Italia. Sarebbe voluto mediare, però una prima richiesta per mediare arrivò dopo le 24 ore e insomma si era già capito, ma anche tutte le autorità diplomatiche, politiche ottomane avevano capito che c'era da prepararsi per la guerra piuttosto che perdersi in inutili discussioni, visto che a Roma si era già deciso di fare la guerra all'impero ottomano. E si era pronti, era pronto un corpo di spedizione di 34.000 uomini circa, che sarebbe stato comandato dal comandante Carlo Caneva, che era uno dei più vecchi generali, ormai aveva sui 60 anni abbondanti, che era in servizio in Europa, se non il più vecchio mi pare. Aveva visto letteralmente tutte le guerre d'Italia, quindi è un assiduo frequentatore insomma della nostra serie che stiamo facendo sul canale. Magari chissà qualche suo discendente ci segue. E 34.000 uomini, circa 6.000 marinai che dovevano poi occupare le posizioni principali al momento dello sbarco, e letteralmente tutta la flotta italiana era stata mobilitata. I compiti che abbiamo detto erano già, sono insomma i tre principali che abbiamo elencato, e poi durante la guerra in realtà piano piano la marina passerà decisamente in primo piano rispetto alle truppe terrestri e contribuirà decisamente l'anno dopo alla vittoria finale, insomma, nella guerra italo-turca. Tra l'altro, degli equipaggiamenti piuttosto insoliti per gli eserciti erano stati destinati a questa operazione. La Fiat metterà a disposizione degli autocarri, prima volta che sono usati in guerra, anche perché chiaramente in Libia non c'erano, c'erano delle strade, sì, ma poi non c'erano ferrovie per muoversi qui, quindi si dovette pensare a qualcosa di molto più efficace, di cavalli e truppe appiedate poi per muoversi. E si misero appunto, ovviamente venne mobilitata anche la flotta di dirigibili che l'Italia aveva, che erano piuttosto importanti come numero. L'Italia arriverà, se non sbaglio, alla Prima Guerra Mondiale con la quarta flotta di dirigibili del mondo, almeno in Europa, mi pare che forse gli Stati Uniti ne avevano un po' di più. Però insomma, un'arma che svilupperà molto bene, insomma, i dirigibili poi sono secondo me una delle occasioni mancate dell'aviazione. E anche aerei. Gli aerei sono stati sviluppati, sono nati 8 anni prima, perché siamo nell'11, il 1903, è l'anno del primo volo dei fratelli Wright,
sono piccoli aerei molto rudimentali che volano a bassa quota, da cui i nostri soldati poi scaricheranno piccole bombe, insomma, sulle truppe ottomane e gli arabi che combatteranno con loro, e poi lo vedremo, e avranno più che altro un effetto psicologico molto forte sugli avversari, e saranno i primi bombardamenti aerei da aerei, perché c'erano già stati i bombardamenti da mongolfiera, che però erano stati vietati da alcune convenzioni negli anni precedenti, e appunto l'Italia farà letteralmente la storia. Tra l'altro Guglielmo Marconi sarà al servizio delle forze armate e organizzerà meticolosamente tutto il servizio telegrafico, telefonico, che permetterà la comunicazione tra gli alti comandi a Roma e tutte le forze armate. Molti porti verranno mobilitati per combattere, e essenzialmente l'Italia metterà in mostra tutti i gioielli di famiglia costruiti negli anni precedenti. Sarà veramente l'Italia che mostra la sua modernità, la sua forza militare, economica al mondo, tentando poi di intrattenere anche relazioni economiche, insomma, con questo mondo, riuscendoci sì e no. Abbiamo visto che, insomma, la stagnazione economica durerà, soprattutto anche perché la guerra sarà molto più lunga del previsto e costerà un'infinità di lire che non si era neanche, ovviamente, Giolitti non si era mai anche immaginato, ovviamente, all'inizio. Bloccare gli italiani sulle coste c'era una guarnigione turca che era considerata essenzialmente una formalità da superare, circa 4-5 mila uomini, e ovviamente se la marina avesse fatto bene il suo compito sarebbe essenzialmente molto facilmente avuto ragione di quei soldati, e non sarebbe stato possibile per i turchi poi rifornire con insomma truppe di rinforzo la Libia stessa. Per cui si profilava per gli italiani veramente una guerra molto facile, con una rapida vittoria. E i primi giorni di guerra daranno ragione proprio all'Italia. Ci sarà una prima battaglia, la battaglia di Prevesa, che sarà una battaglia navale nell'Adriatico, in realtà vicino alle coste della Grecia. Il forte proprio di Prevesa verrà attaccato dalla marina italiana. Qui gli ottomani schieravano la loro squadra, diciamo, dell'Adriatico, no, in realtà dell'Ionio, perché siamo proprio nella bassa, vicino alla Grecia, in territorio ancora controllato dagli ottomani. Tra l'altro poi in Albania avranno delle rivolte durante la guerra italo-turca, che porteranno poi all'indipendenza del paese qualche anno dopo, e la battaglia di Prevesa vedrà la squadra turca annientata, ben 4 navi affondate, più una addirittura catturata da parte di comunque 5 cacciatorpediniere italiane, che non erano proprio il fiore all'occhiello della flotta. Il forte di Prevesa, peraltro, verrà colpito dalle cannonate italiane e gravemente, insomma, danneggiato. A questa battaglia seguirà l'intercettazione di alcuni piroscafi libici, che erano diretti in Libia, ovviamente, a portare varie, insomma, derrate alimentari, fucili moderni che erano stati acquistati dalla Germania, erano i Mauser, e anche truppe, vere e proprie truppe di rinforzo. Uno dei piroscafi si era camuffato da nave ospedale, ma poiché batteva bandiera turca e le regole di ingaggio erano attaccare essenzialmente le navi con bandiera turca, verrà avvicinato dalle navi italiane, catturato, e quindi i 1500 uomini di rinforzo cadranno, diciamo, in mano all'Italia. Era, se non ricordo male, il piroscafo Cassieri, che si scrive con K, per chi magari fosse proprio interessato alla nave e a tutto quanto. Riuscirà ad arrivare però una prima sconfitta, se volete, italiana, il Derna, che si era invece camuffato, secondo molti addirittura battendo bandiera tedesca, quindi si era issata la bandiera tedesca, si era cambiato il nome della nave, e in base alle regole di ingaggio, quando viene avvistato dalla marina italiana, il piroscafo non può essere colpito, per cui riesce a portare in realtà in aiuto alla guarnigione ottomana circa 1500-2000 fucili che aveva a bordo. E se consideriamo i scarsi numeri della guarnigione, insomma, libica, in realtà sarà un apporto piuttosto importante, insomma, a poi quella che sarà la difesa del territorio.
In rapida successione tutte le più importanti città della Tripolitania e della Cirenaica verranno prese senza problemi. Il 2 ottobre le truppe italiane sbarcano a Tripoli e, come un copione che si ripeterà praticamente tutte le volte in cui le truppe italiane sbarcano in qualche punto della Libia, in qualche città costiera, la guarnigione turca si arrenderà, non subito agli italiani, ma, cioè, meglio, rinuncerà alla lotta e si ritirerà invece nell'entroterra. Il 3 ottobre toccherà a Tobruk, uno dei porti più importanti della Cirenaica, che sarà importantissimo poi nella Seconda Guerra Mondiale, insomma, lo nomineremo veramente un sacco. Il 17 ottobre cade invece il piccolo porto, però strategicamente importante, di Homs, e il 18 ottobre sarà poi la volta di Bengasi, che all'epoca era la città più importante e più popolata di tutta la Cirenaica. Già il 23-26 ottobre, quando ormai gli italiani si erano stabilizzati e buona parte del corpo di spedizione era essenzialmente sbarcato, ci saranno i primi contrattacchi ottomani, che verranno efficacemente, soprattutto vicino a Tripoli, bloccati dalle ottime difese costruite dagli italiani. Tra l'altro, proprio a Tripoli, una persona, insomma, che abbiamo nominato già una volta nella puntata della rivolta dei Boxer, ovvero il futuro maresciallo d'Italia Giovanni Messe, molto giovane, compirà proprio il suo battesimo del fuoco, le sue prime prove d'armi, e diventerà poi, insomma, una delle persone letteralmente che hanno salvato poi l'Italia durante la guerra civile. Il 5 novembre, nonostante non si fosse ancora proceduti a occupare l'interno, e tra l'altro proprio Caneva, che insomma era un po' vecchiotto, forse si sarebbe potuto sostituire con qualcun altro, venne tacciato da molti gruppi intellettuali che avevano sostenuto l'impresa di codardia. Però Caneva era molto cauto, nel senso che quel poco delle guarnigioni ottomane si era schiantato poi contro le fortificazioni italiane, quindi gli ottomani già avevano una carenza di uomini totale. Però uno dei capisaldi della strategia italiana era caduto, nel senso che le popolazioni arabe della Libia e dell'interno si erano unite essenzialmente ai turchi. Ad esempio troviamo già quello che sarà uno dei più fieri combattenti contro l'Italia, ovvero Omar al-Mukhtar, che poi comanderà la ribellione dei libici praticamente per tutti gli anni 20 fino all'inizio degli anni 30. E sarà un fiero avversario, insomma, delle truppe italiane e dello stesso Mussolini. Caneva quindi è piuttosto cauto, e già il 22 novembre, il 5 novembre, in Parlamento si è annessa la Tripolitania Cirenaica, si sono fatti i decreti, si è dichiarata praticamente vittoria, con un Giolitti in realtà un po' scontento, perché pensava che le popolazioni locali si sarebbero unite e già la guerra potesse essere chiusa. Il 29 novembre accade il disastro. Un ufficiale turco, che come noi abbiamo Giovanni Messe lì in Libia, i turchi hanno qualcuno che sarà leggermente importante nella loro storia, letteralmente il futuro padre della Repubblica di Turchia, colui che poi combatterà gli inglesi a Gallipoli, per capirci, salverà l'impero ottomano da una prima possibile disfatta nella Prima Guerra Mondiale, ovvero Mustafa Kemal Atatürk. Comandando molto bene le poche truppe ottomane a sua disposizione, unite a vari contingenti arabi, attacca la posizione di Tobruk, cui è un massacro. L'Italia perderà ben 200 soldati e quel poco che rimane della guarnigione verrà costretto a tornare sulle navi e a ripiegare. E se vogliamo ci fermiamo qui, nel senso che con questo disastro, che non ci si attendeva minimamente, c'erano già state delle perdite, ma abbastanza limitate, inizia il grosso contrattacco ottomano e arabo-ottomano contro le posizioni italiane, che praticamente durerà in realtà praticamente 20 anni, perché questa che si è aperta non è solo una guerra di un anno e mezzo contro l'impero ottomano, quella che si è aperta è la più lunga guerra combattuta dall'Italia. 20 anni di sacrifici, 20 anni anche purtroppo si arriverà a dei massacri che vedranno, insomma, l'Italia poi piano piano conquistare
fino all'ultimo centimetro quadrato di Libia, con una spietatezza che mai si era vista da parte delle truppe italiane. E qui ci fermiamo, quindi poche località costiere sono state occupate, non ci si è espansi nell'interno e gli arabi e gli ottomani, comandati insomma da generali, comandanti molto sapienti, sono pronti a dare battaglia agli italiani senza quartiere. Per cui l'Italia sarà costretta a incassare gli attacchi nemici e a subire e quasi forse a perdere questa guerra. Vedremo nel prossimo episodio come evolverà questa vicenda. Per questa volta è tutto, questa era appunto la prima parte. Sono contento che siete stati con me. Ricordatevi della scommessa che ho fatto con Stefano, quindi iniziate a suggerire possibili video su qualsiasi cosa, insomma, letteralmente qualsiasi cosa, film, come ho detto. E noi ci vediamo alla prossima. Quindi grazie per essere stati con me. È stato un video veramente lungo, il più lungo fatto fino ad ora, cioè 30 minuti, ragazzi. Le prossime parti saranno leggermente più semplici, nel senso che si parlerà sì di fatti militari essenzialmente. Qui era doverosa una grande introduzione, perché sennò, se non iniziamo a introdurre lo stato del mondo che circonda l'Italia, poi la Prima Guerra Mondiale, sì, ci ricordiamo com'è scoppiata, ma sembra arrivare come un fulmine a ciel sereno. Quindi questo è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me e noi ci vediamo alla prossima.